Ritrovati a Tamburo Battente, la trasmissione settimanale che conduco insieme al collega Renzo Raffaelli. Oggi nella nostra rubrica parliamo di Muggiano, di Fincantieri. Avrete letto sicuramente negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, il carico di lavoro che ha il nostro cantiere in questo periodo, oltre alla portaerei in allestimento, ha preso anche delle commesse importanti sui sommergibili. Muggiano ha iniziato a costruire sommergibili già all'inizio del secolo scorso. Ora dovrebbe costruire, anzi costruirà, i sommergibili dell'ultima generazione, quindi tecnologici al massimo, ed è una commessa molto importante perché intanto è stato firmato un ordine per 2 sommergibili, ma potrebbero poi aumentare perché tante marine sono interessate a questo prodotto. Ma non c'è solo questo, il cantiere Muggiano l'ultimo anno ha oltre ai 600-700 dipendenti fissi, ha un mare di operai che lavorano con le ditte esterne. C'è un carico di lavoro importante che fa ben sperare per l'economia provinciale, c'è l'Otto Melara che sta lavorando bene, quindi nonostante la crisi, nonostante la pandemia, Spezia si ritrova con i cantieri, con grandi carichi di lavoro. Oggi parliamo di questo problema, di questo fenomeno, direi, di Spezia, con un sindacalista, Mattia Tivegna, è responsabile della FIOM provinciale, e a lui chiediamo subito come si spiega questo fenomeno in una Italia che soffre la crisi sia per questioni economiche ma soprattutto anche per la pandemia. Spezia è un'isola felice, Tivegna, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Come lo spiego? Lo spiego dicendo che il settore della difesa viene definito un settore anticiclico. Questo vuol dire che è un settore che normalmente non risente nel breve termine di quelli che sono gli andamenti della situazione, in questo caso epidemiologica, quindi dello scoppio della pandemia, e economica in generale, perché gli investimenti sulla difesa sono investimenti che hanno un piano lungo, si parla di investimenti sessennali, quindi di 6 anni in 6 anni, e una volta che vanno, che vengono stanziati, poi i carichi di lavoro vanno avanti. Questa è una delle ragioni per cui il nostro territorio gode di questa, buona salute. Questo poi cosa comporta? Che effettivamente ci sono dei carichi di lavoro importanti. Ci sono carichi di lavoro importanti al Muggiano, ci sono carichi di lavoro importanti nel gruppo Leonardo, quindi divisione elettronica, quindi l'Otto Melara, tanto per capirci. E questo ha ricadute positive poi naturalmente per tutto quello che è il tessuto dell'indotto che orbita intorno a questi siti produttivi. Quindi è quello che noi credo abbiamo. Ecco, ma un po' di polemiche ci sono state sempre qui nella nostra città proprio sulla questione dell'indotto. L'Otto Melara ha sempre dato tanto lavoro alle piccole aziende, aziende piccolissime ma tecnologicamente molto avanzate. Molte non le conoscevamo nemmeno, poi abbiamo appreso che realizzavano parti importanti di prodotti altrettanto importanti all'interno dell'Otto Melara. Poi è cambiato qualcosa, le nostre ditte si sono sono state un po' tagliate fuori negli ultimi periodi. Otto Melara, che lo dimostra il fatto che ora si chiama Leonardo ed è divisione elettronica, ha subito un processo legato alle varie amministrazioni, una fra tutte Moretti, che ha in qualche maniera accentrato a Roma, quindi nella sede principale del gruppo, il potere decisionale. Questo ha comportato, per esempio, che le gare di appalto venissero gestite in maniera centralizzata a Roma e quindi ha in qualche maniera scollegato un po' l'apparato produttivo da quella che è la realtà che si è creata intorno al polo produttivo. Questo ha rischiato di tagliare fuori molte aziende. Poi in realtà come sindacato abbiamo fatto una battaglia importante per far sì che venisse tutelato questo, che è un patrimonio, perché sono aziende strutturate, come diceva, che hanno un valore tecnologico altissimo, che sviluppano prodotti importanti e che sono quindi un tassello fondamentale dell'apparato produttivo anche per quell'azienda. E quindi insomma, lì abbiamo fatto una battaglia importante che ha portato comunque a mantenere poi molta della produzione, sempre i livelli di produzione legati a queste aziende a livelli buoni. Ecco. Quindi abbiamo salvaguardato questo tessuto. Ecco, molti anni fa, Tivegna, i saldatori venivano importati dalla Croazia perché in Italia non c'erano. È ancora un problema
esistente o l'avete superato? No, è un problema che è esistente, è un problema. Quali sono le categorie, le professioni che non si trovano più in questo settore navalmeccanico? Sono proprio quelle, cioè sono i saldatori, sono, diciamo, quei lavori più, che hanno bisogno anche più di esperienza, come il carpentiere, come insomma, quei lavori che hanno bisogno di una formazione lunga e che hanno questa specificità. C'è proprio un problema legato al mondo metalmeccanico, che si è persa la tradizione della formazione, cioè il nostro territorio in qualche maniera ha smesso di produrre. Una volta io dico all'uscita dalla scuola e quindi poi in percorsi formativi successivi ha smesso di formare figure che possano essere poi utilizzate nei settori che abbiamo noi, che sono la cantieristica navale, la nautica da Certo. diporto, diciamo, legata al lusso e tutto quello che è poi la meccanica più in generale. Abbiamo proprio un problema di quel tipo lì. Ecco, oggi tutti i sociologi, tutti gli economisti ci dicono che difficilmente si può avere un lavoro e tenerselo per tutta la vita, per l'intera vita. Occorre per tutti riciclarsi, cambiare, aggiornarsi, formarsi. Quindi la formazione dovrebbe avere un ruolo fondamentale. Ecco, non funziona nella nostra regione, in Italia. Lei che sensazioni ha? Io ho la sensazione che, vabbè, allora, i percorsi formativi, io cito per esempio qui alla Spezia, abbiamo delle scuole di formazione anche qualificate, abbiamo CTS, abbiamo CISITA, abbiamo comunque corsi che danno delle basi importanti per entrare in questo mondo. C'è poca attrattiva, secondo me bisognerebbe stimolare molto i giovani ad avvicinarsi a questo mondo, perché si nota una difficoltà ad intraprendere un percorso di questo tipo. Cioè, dobbiamo fare in modo e maniera di far passare il messaggio che ci sono delle opportunità in questo territorio, che sono legate a questi settori e sono opportunità che vanno colte. Il fatto che si dica non si può più andare in pensione nel medesimo luogo di lavoro, io sono uno di quelli che pensa sempre che mi piacerebbe pensare che un dipendente, un lavoratore che entra in un luogo di lavoro possa avere un percorso completo, anche perché poi c'è una questione di formazione, di coinvolgimento con l'azienda e tutto il resto. Naturalmente, se siamo nell'ottica in cui uno ha bisogno di cambiare lavoro, la formazione è essenziale, ma anche diciamo, in stadi avanzati, non solo nel momento di ingresso al lavoro. Ed è per questo che, per esempio, nel contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici abbiamo inserito un capitolo proprio dedicato alla formazione che serve la rivendica come diritto individuale del lavoratore. Cioè io ho diritto e posso rivendicare un diritto a essere formato e quindi a progredire e a sviluppare nuove competenze. No, io questo capisco benissimo, l'aspettativa di un lavoratore di continuare a farlo, anche perché si acquisiscono conoscenze, professionalità, competenze importanti. Però il mondo del lavoro sta subendo, subisce ogni anno trasformazioni importanti, no? La globalizzazione, la tecnologia, la digitalizzazione, la robotica che sta per arrivare stanno veramente stravolgendo il mondo del lavoro. Quindi ci sono professioni, mestieri che entrano in crisi, altri mestieri che vengono invece, come dire, stimolati da questi cambiamenti. Non so, basta pensare che, non so, il lavoro immateriale, quello dei saperi, delle conoscenze, della qualità tecnologica, no, sta soppiantando quello manuale, il lavoro materiale, quello immateriale, quello materiale. Ecco, come si attrezza il sindacato? Come si prepara il sindacato? Come si forma il sindacato per, come dire, interpretare e rappresentare questo mondo del lavoro che cambia continuamente, così parcellizzato? Il sindacato si sta muovendo a 360 gradi proprio per cercare di costruire, io cito per esempio la questione dei rider piuttosto che l'approccio a tutte queste nuove forme di lavoro in cui noi abbiamo un'oggettiva difficoltà ad entrare in contatto e a rappresentarli. Noi costruiamo delle proposte che poi sono indirizzate a costruire un quadro di tutela normativa anche nei confronti di questi lavoratori. Lo facciamo per queste forme, diciamo, nuove di lavoro, lo continuiamo a fare per le forme di lavoro tradizionali, quindi con i contratti collettivi nazionali, con la promozione della formazione. E non è una cosa semplice, perché anche il sindacato, stare dietro alla velocità con cui il mondo del lavoro cambia, Non è facile. non è semplice, non è semplice, non è. Ci siamo ritrovati, insomma, un po' a veder messi in discussione tanti dei nostri pilastri Ecco, storici. lei citava i corrieri, i riders, se ne è parlato molto nei giorni scorsi, e sono quei lavoratori, no, che provvedono alla consegna di cibo, articoli vari a domicilio, no? E si è sentito forte, no, un appello
basta con questi schiavi, metteteli in regola, assumeteli. Ma non è stato il sindacato a lanciare questa appello, è stata la Procuratura della Repubblica di Milano. Ecco, il fatto che sia la Procura, cioè la magistratura, a dire queste cose, non mette un po', come dire, non dico che metta a nudo il ruolo irrilevante che sarebbe ingeneroso per il sindacato, ma il suo ruolo gregario in una società come la nostra. Il ruolo della magistratura è, diciamo che sono, io li vedo, sono due piani differenti. Il ruolo della magistratura è sicuramente un ruolo importante di denuncia, che comunque deve andare ad agire su forme di sfruttamento, quindi su tutto quello che è un mondo del lavoro che non è tollerabile. Dietro alla forma di denuncia, però, poi ci deve essere la costruzione di un impianto, come dicevo, di diritti, quindi è lì che il sindacato deve agire. Arriviamo a volte in rincorsa, sì e no, perché comunque, nonostante poi magari la denuncia della magistratura sia più eclatante, in realtà poi il lavoro del sindacato spesso è già partito ed è già indirizzato a provare a intercettare questi lavoratori. Naturalmente è più difficile, perché avvicinarsi al mondo sindacale per un lavoratore, alle volte, specialmente per quelli più precari, un po' spaventa. Però non mi definirei un gregario della magistratura, anche perché io credo che abbiamo tutti e due dei ruoli importanti, da un certo punto di vista, diciamo, più legale di denuncia, e noi invece di costruzione proprio poi di quelli che sono degli sistemi di tutela che perdurino nel tempo, quindi di contratti nazionali. Senta, Tivegna, io ritornerei un pochettino sui corsi professionali per lo sbocco al mondo del lavoro. In passato i corsi professionali venivano gestiti o dal sindacato, o dalle associazioni varie di categoria, erano finalizzati a preparare le persone, ma non poi a portare la gente dentro al mondo del lavoro. Ultimamente la Regione Liguria, almeno l'assessore Cavo, aveva teorizzato, poi me lo dirà lei se è riuscita a raggiungere l'obiettivo. Aveva teorizzato corsi professionali solo se hanno uno sbocco occupazionale. Io non so se questo sia riuscito o meno, perché dice spendere soldi per poi fare pizzaioli o fare Come è stato baristi o fatto fare in larga qualcosa misura in che passato? poi rimangono a terra. Ecco, c'è però nella nostra provincia, ed era proprio sui giornali nei giorni scorsi, il caso della Scuola Nazionale dei Trasporti. 17 ragazzi che hanno partecipato al corso, 17 assunzioni, è la notizia di oggi, da parte di MSC per le ferrovie. Questo, secondo me, è un corso professionale. Altri sono soldi forse dati così a pioggia, ritiene? Per quello che posso dire io, nel settore metalmeccanico i corsi che si stanno facendo, quindi i percorsi formativi al momento sono indirizzati a dei percorsi ben precisi e hanno portato anche Quindi qui, all'inserimento sì, e hanno nel. portato comunque anche a un numero, insomma, importante di assunzioni, diciamo, che hanno dei buoni risultati dal punto di vista dell'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi io credo che c'è stato un cambiamento da questo. Quantomeno si è smesso di fare della formazione, come diceva lei, che poi era finalizzata a se Sì, poi stessa. non si sa Cioè, se entri o a dare meno. un gettone ai formatori, tanto Esatto, per cioè, oggi si è capito che cominciare. se ci sono dei fondi da poter investire e quindi si può fare della formazione, questa formazione deve essere, cioè, imparare poi per fare. Poi può essere una formazione anche aiutare l'impresa ad accogliere questi giovani, almeno per inserirli. Poi se non li mantiene, sarà il mercato a Naturalmente, dirlo. parte integrante di questo buon esito è il fatto che le nostre aziende hanno i carichi di lavoro che gli consentono di accogliere, quindi che stanno in qualche maniera cercando anche della nuova manodopera. Quindi questo gioca molto a favore anche di questa Ecco, io nella formazione. presentazione ho parlato di dipendenti fissi di Fincantieri, quindi noi parliamo sempre di Muggiano, poi è Sì, Fincantieri, però per noi è il Muggiano, circa 600 lavoratori fissi. Quanti sono quelli delle ditte che operano in questi mesi all'interno del cantiere? credo che possiamo parlare di 4.000 maestranze delle ditte dell'appalto che orbitano intorno al È cantiere circa. È un numero un molto alto, sì, è un numero mondo. E di molto alto. spezzini quanto saranno questi che operano? In proporzione è difficile dare un quadro preciso sui numeri perché ci sono le ditte storiche, però credo saremo intorno, penso sotto il migliaio. 4.000 è una forza lavoro imponente, forse neanche ai tempi dell'arsenale di 20-30 anni Sì, fa. non credo che sia, cioè sono numeri grandi legati a un carico di lavoro grande, quindi. E il precariato pesa su questa mole di lavoro? E in che misura?
Il precariato, se dovessi dire che è tutto rose e fiori dal punto di vista del mondo dell'appalto, no, direi una bugia. Sono soprattutto ditte, intanto di fuori provincia, quindi ditte di cui c'è anche una difficoltà ad intercettarle. Sono ditte che poi ricorrono spesso a manodopera straniera, quindi con forme di assunzione che sì, sono a volte a tempi determinati, quindi contratti a termine. Molto spesso tempi indeterminati, c'è un po' di tutto, perché comunque in una platea così ampia, insomma, c'è veramente spazio per ogni forma di assunzione. Devo dire che per la maggior parte sono rapporti di lavoro stabili, perché comunque sono ditte strutturate, nonostante non siano del territorio, sono ditte strutturate anche venendo da fuori, quindi non sono le ditarelle, ecco. E quindi questo è, sì, è un quadro che non porta a grandi problemi di precariato da quel punto di vista. Ecco, senta, ritorno al discorso di Fincantieri e dei sommergibili, questi fantastici, ho letto sui giornali che sono veramente dei prodotti da fantascienza adesso, hanno veramente una strumentazione anche elettronica incredibile, silenziosissimi, sono in grado di sorvegliare, di monitorare territori, insomma, anche ampie porzioni di territorio e configurano anche una diversa strategia della Marina Militare, perché non sono più pensati soltanto per la guerra, no, in caso di conflitto, ma proprio per monitorare i territori, combattere il terrorismo, prevenire il terrorismo, atti di pirateria, controllare le linee di traffico e quindi anche le nostre fonti energetiche. Ecco, questo fatto non apre un futuro luminoso per il Mugiano, non soltanto il presente, ma anche il futuro, perché a questo punto si può capire che ci saranno altre commesse di questo tipo. Sì, intanto, come diceva in premessa, il sommergibile è un prodotto proprio specifico del cantiere del Mugiano. Hanno iniziato a costruirli lì e sono proprio una nicchia di produzione che si fa solo nel cantiere di La Spezia. Quindi solo per quello è una specializzazione che porta quindi un grande valore aggiunto da quel punto di vista della produzione. Un po' tutto quello che è legato agli investimenti sulla difesa oggi ha questo aspetto duale, per capirci, perché io, ho ben presente quando fu poi alla fine avallata la legge navale, una delle cose che si metteva in risalto di queste navi era che fossero navi multiruolo, quindi non solo navi da guerra nel senso di attacco, perché poi comunque noi siamo un paese che condanna la guerra, e quindi sono navi che possono avere ruoli sia dal punto di vista, diciamo, di difesa che dal punto di vista di supporto logistico, di soccorso umanitario, quindi hanno una visione più ampia di quello che è l'intervento in mare. Lo stesso questi sommergibili, che non hanno prettamente una funzione solo di attacco o in ipotetici scenari di guerra, ma sono adibiti anche alla sorveglianza in mare, quindi a tutto quello che è legato a questa situazione, perché il Mediterraneo non è prettamente, insomma, un mare tranquillo, ecco, Certo, come dire, ma ci sono purtroppo. non è singolare che non riusciamo ad avere un sommergibile, no? Come museo per migliorare la nostra offerta museale? Quello io sarebbe bello, sarebbe bello. Io ho letto qualcosa su questo progetto, ho visto a Genova, tra l'altro, quello che Infatti, c'è. sì, certo. Quindi non, effettivamente quello C'è la Milano, c'è la Genova, noi siamo. quello credo sarebbe una cosa ottima, perché comunque promuovere anche un percorso, lo chiamano il turismo militare, una cosa del Così. genere, dove comunque noi valorizziamo anche, no, questo, perché noi comunque abbiamo un territorio che è legato all'industria della difesa. È un museo navale, Abbiamo un poi arsenale, importante. abbiamo Mugiano, abbiamo Lotto Melara, Leonardo, Certo. abbiamo insomma tutti questi siti. E quindi, come dire, promuovere anche dei percorsi dove si valorizza questa cosa. L'arsenale è una cosa. Io ogni tanto vado dentro, vedo, sono convinto che ha delle potenzialità da questo punto di vista. Bisognerebbe ragionarci e fare degli investimenti in questo senso, qui sono d'accordo. Bello sarebbe avere veramente anche il sommergibile, proprio perché diventa anche un po' un simbolo per la Il nostra simbolo della città da città, questo certo, anche dalle cose che punto diceva di lei. vista. Come sindacalista, ovviamente, ma come cittadino della nostra città, di Spezia, ecco, che idea si è fatta? Hanno fatto un progetto, l'ammiraglio Nascetti aveva fatto un progetto proprio per quello che diceva lei, non solo il sommergibile a Calatapaita, ma con tutta una struttura che valorizzava i prodotti militari del territorio. Un progetto che è stato completamente abbandonato, forse perché non si vuole sprecare spazio, l'ufficialità è che non si può sprecare spazio perché lì ci sono le crociere, ci sono altre cose. Io credo che sprecare spazio per un museo di quel genere non sia appropriato definirlo così, però sta di fatto che dagli anni in cui c'era ancora,
Falugiani, che era un po' il fautore di questo sommergibile per la città, abbiamo visto il Toti andare a Milano, abbiamo visto l'altro andare a Genova, e Genova al Porto Antico hanno i biglietti venduti nel corso di un anno sono aumentati di 100.000 unità, proprio da quando c'è il sommergibile. Questi sono dati che non possono essere confutati, perché sono dati diffusi da Genova, quindi non ci sono. Noi non riusciamo a trovare uno spazio per mettere. È vero che costa, ci sono dei costi di 2 milioni di lire, però insomma, visto che siamo la città del sommergibile, forse varrebbe la pena. Con tutti i crocieristi che sbarcano ogni anno. Tra l'altro, effettivamente la convivenza con il polo crocieristico sicuramente potrebbe essere solo che un volano. Il sindacato non si è mai mosso su questa cosa qua. Ma noi ci siamo mossi, vogliamo promuovere, noi abbiamo in mente un'idea di questa città, che sia una città che in qualche maniera cambi, quindi che sviluppi anche tutta questa, che ahimè, ora purtroppo con questa situazione del Covid naturalmente ha subito un arresto abbastanza pesante. Però passerà, quindi dobbiamo ragionare in prospettiva. Quindi ragionare di valorizzare questi aspetti come il polo crocieristico, quindi un museo che possa convivere all'interno di questo polo crocieristico, sono tutti quei fattori che riqualificano una città, sono un volano per l'economia, cioè Genova ha capitalizzato moltissimo questa cosa, lo diceva lei, con i biglietti, quindi perché noi non possiamo, diciamo, mutuare quel modello e pensare che la Spezia... Per portarla a Milano hanno abbattuto delle case, perché non passava sulla strada, hanno dovuto farsi largo tra le case per passare con l'Enrico Toti. Considerando che noi abbiamo anche un fronte mare che è di tutto rispetto, è una città che ha delle potenzialità da quel punto di vista. Ivenia, parliamo un po' di nuovo di Fincantieri e del Mugiano. Il sindacato in genere tutela, questa è l'accusa, io faccio un po' il provocatore come sempre, ma tutela chi il posto fisso ce l'ha. Ora, qui c'è il problema delle ditte che lavorano nel cantiere. Abbiamo letto ieri, nei giorni scorsi, gli abitanti di Mugiano, il sindaco di Lerici si è fatto portavoce di queste proteste, e allora gli operai non hanno la mensa, non hanno il parcheggio dove mettere le macchine, sporcano. Stamattina c'era anche questo problema che veniva sollevato dai lericini. Ecco, ma possibile che non si riesca? Gli autobus sono troppo pieni alla sera, al mattino. Ecco, tutti questi problemi il sindacato non se ne fa carico, perché poi sono lavoratori come gli altri questi. Ma infatti io, non dico respingo, ma non mi riconosco assolutamente nel fatto di dire che il sindacato tutela solo chi ha il posto fisso, perché io, allora, al Mugiano noi abbiamo costruito, da sempre noi facciamo una battaglia, combattiamo sia a livello di coordinamento ligure, sia a livello di coordinamento nazionale affinché tutti i lavoratori dell'appalto abbiano diritto allo spogliatoio e alla mensa. Quindi per noi il problema del lavoratore dell'appalto è tanto quanto il problema del lavoratore diretto della grande azienda. Non facciamo nessun tipo di distinzione e non le vogliamo, quindi proprio le rifiutiamo a prescindere. Nell'arco del tempo sono state fatte delle battaglie all'interno del cantiere, sono stati chiesti spazi supplementari, allora il cantiere ha una mensa, non è vero, tanto che cominciamo a dire che il cantiere ha una mensa che tiene 500 posti a pieno regime, che naturalmente oggi per via del Covid lavora a regime dimezzato, quindi parliamo di 250 posti scarsi, quindi ha le strutture. È stata adibita all'esterno della mensa un'altra struttura proprio per ricevere l'aumento delle maestranze in appalto, quindi si sono creati degli spazi, e questa è stata una richiesta che abbiamo avanzato anche noi come sindacato all'azienda, e l'azienda si è attrezzata per fare questo. Gli spogliatoi sono stati aumentati proprio per consentire, no, anche di cambiarsi a questi lavoratori. Ora, quindi, non è che non sia stato fatto un percorso all'interno dei cantieri, attraverso le segreterie, attraverso le RSU, quindi insomma è una cosa che stiamo costruendo e facciamo ogni giorno. Attualmente la situazione è che la mensa lavora a regime ridotto, quindi gli spazi sono contingentati. Le maestranze sono indubbiamente aumentate. Essendoci il Covid, c'è anche chi volontariamente sceglie di non mangiare all'interno dei locali, perché comunque io, se è una bella giornata e ho paura magari di stare in un locale chiuso, non è detto che magari non preferisco uscire e mangiarmi un panino fuori. Io penso questo, se c'è un problema, se veramente c'è questa questione, va affrontata, credo, nella maniera giusta e costruttiva. Quindi, se l'amministratore locale, il sindaco Paoletti, Peracchini,
reputano che questa discussione vada fatta, noi siamo disponibili. Si convochi un tavolo che veda coinvolte le istituzioni, quindi le amministrazioni locali, l'azienda, la politica naturalmente si può intervenire, noi sicuramente non ci sottraiamo a affrontare i problemi e discutiamone. Non mi piace però questa dialettica che mi sembra un po' sempre di campagna elettorale, no? Sempre queste cose molto, molto che parlano molto alla pancia ma poi hanno poca proposta dentro, perché se si tratta di organizzare gli spazi, una raccolta di rifiuti, affrontare questi problemi, credo che abbiamo tutti le competenze per farlo, ecco, senza gridare allo scandalo o pensare di fare delle ordinanze che poi hanno lo scopo di multare e penalizzare questi lavoratori che comunque hanno diritto a mangiare non mi sembra una soluzione. Ecco. E sui trasporti? Sui trasporti il problema c'è, perché comunque naturalmente queste maestranze si muovono con i mezzi pubblici, ma Fincantieri per esempio finanzia 4 linee dedicate che a fasce orarie predeterminate dagli orari che si fanno all'interno del cantiere, fanno, adesso se non ricordo male, dalla stazione centrale, Centro Spezia, poi fanno il parcheggio dell'Unieuro, via Carducci e portano i lavoratori. Non bastano, ragioniamo di aumentare anche questo servizio. Cioè, i problemi secondo me vanno sempre a... io credo, non è un'azienda che ha le orecchie chiuse da questo punto di vista, è un'azienda che capisce queste problematiche e ha dato delle disponibilità da questo punto di vista. Cogliamole, cioè discutiamo. Quindi questi problemi si possono risolvere, dice lei. Credo di sì. Naturalmente anche l'azienda deve capire che se oggi siamo in questo stato, passato il Covid, naturalmente questi problemi secondo me diminuiranno, perché quando tutte le strutture ricettive potranno ritornare a pieno regime, le cose secondo me dovrebbero in qualche maniera migliorare. Ma potremo comunque avere un problema, perché le maestranze aumenteranno, arriveranno i sommergibili. Qualcuno ha già scritto che prevedono 500 assunzioni. Se questo è... chiederemo all'azienda di potenziare le strutture. È una teoria questa delle 500 assunzioni? O... io non dall'azienda non l'ho sentito dire, l'ho letto, non so se è una stima, non so, lo prendiamo come dato relativo, però... speriamo che sia vero. Speriamo che sia vero, naturalmente. Anzi, una curiosità ti regna. Quando ci sono 500 assunzioni, il sindacato viene in qualche modo coinvolto? Cioè il sindacato... cioè viene consultato, fa delle proposte, ha dei nomi da segnalare come si dice spesso, o sono tutte dietrologie senza senso? Ma perché devo essere onesto, il sindacato può avere delle figure professionali da segnalare, può avere dei casi di lavoratori che magari sono rimasti senza lavoro per cause di forza maggiore, che magari possono essere ricollocati, quello noi lo facciamo, noi cerchiamo naturalmente di ricollocare lavoratori. Ma non c'è una lottizzazione tra... Che ci sia un affidamento dell'azienda che ci affida 500 assunzioni, no. No, 500 sono assolutamente ma no. Ma fossero anche... Ma una no. Piccola fetta di... divideteli tra di voi, CGL, CISL, UIL, no, e sindacato attuale, no, non è così. Quelle logiche di spartizione, no, fanno parte dell'immaginario, penso, collettivo. Sentate, passiamo dal Muggiano all'Arsenale, perché... sempre più spesso sentiamo, no, parlare del sindacato della deadline, la linea di non ritorno, no, del degrado inarrestabile ormai dell'Arsenale, con pochi operai, senza scuola, la scuola degli allievi operai, eccetera, si rischia proprio un degrado totale di questa struttura. Ecco, conservate qualche speranza, oppure ricordo che 2 anni fa, nel 150esimo anniversario, no, della nascita dell'Arsenale, avevate deposto una corona funebre, no, al monumento di Domenico Chiodo davanti all'ingresso dell'Arsenale. Ecco, avete qualche speranza ancora residua, oppure non ci credete più appunto in questa rinascita dell'Arsenale, di questo stabilimento storico? Ma io credo, non possiamo rassegnarci al fatto che la base navale segua un destino come quello, perché sarebbe una cosa inaccettabile per una città che comunque è nata in qualche maniera intorno all'inizio, insomma, intorno a quell'insediamento. Noi ci crediamo ancora. Io cito, noi abbiamo parlato spesso, una delle proposte che fece anche al congresso del famoso Polo della Difesa, che è quella messa in sinergia di tutto quel tessuto dell'azienda legato alla difesa del territorio, che poi potesse avere anche degli sviluppi all'interno delle aree dell'Arsenale, in una logica naturalmente di investimento. Ma io dico, ma anche oggi... Di aperture ai privati, anche se di aperture ai privati, se ne parla da sempre. Io non credo in una logica, predatoria, nel senso, io entro dentro l'Arsenale e prendo quello che mi viene bene. Io credo che la Marina
pretenda un approccio costruttivo, cioè progetto, investimenti, riqualificazione e insediamento. Credo che questi siano i presupposti per poter ragionare di questa cosa. Io dico, i carichi di lavoro che abbiamo oggi sul territorio, tra Leonardo, Fincantieri, le varie aziende che ci sono, ma non solo, la Nautica da Diporto, San Lorenzo, Baglietto, cioè abbiamo comunque anche quel filone che sta tirando. È molto importante, ora, certo. Perché non possiamo cogliere l'occasione per fare un ragionamento e dire sviluppiamo effettivamente un polo della nautica che possa essere legato alla difesa, alla nautica da diporto, e progettiamo, visto che gli spazi a mare sono limitati, oppure comunque fossero anche solo gli spazi a mare, anche solo dell'indotto di poter investire all'interno di questa struttura e valorizzarle. Perché l'Arsenale ha delle strutture... Ma perché non ci si riesce, Tivegna? Perché gli ammiragli sono riottosi a farlo, la difesa non sente ragioni, la politica non riesce a sostenere questo problema, il governo è sordo. Come mai non ci si riesce? Ma nemmeno a discuterne, dicono, non se ne parla mai. Poi arrivano gli ammiragli e dicono, no, è un presidio storico, un presidio importante, strategicamente importantissimo per la difesa. Però non si fa nulla veramente per evitare di avvicinarsi sempre di più alla famigerata deadline, punto di non ritorno. Intanto servirebbe, credo, forse una maggiore autorevolezza dal punto di vista politico, nel senso che per fare determinate proposte alla Marina... bisogna su me portare dei progetti concreti che poi abbiano anche un ampio respiro, quindi forse c'è un po' di debolezza dal punto di vista politico. Credo che la Marina forse abbia un po' di diffidenza ad aprire al privato, perché forse vede, no, questa invasione delle aree, questa apertura definiamola al civile, viene percepita un po' come qualcosa che di pericoloso, perché una volta che tu sei entrato e ti ho ceduto le aree, poi è difficile che torni indietro, le capisci? Ma io credo, almeno auspico e spero, che si possa attivare un dialogo da questo punto di vista. Noi del sindacato questa cosa la proponiamo, la CGIL ha costruito molte proposte da questo punto di vista, proprio per cercare di valorizzare questa struttura, e credo che questa situazione contingente del nostro territorio possa essere di nuovo un'occasione per ragionarci. Da questo punto di vista. Però non crede che anche il sindacato abbia un po' rinunciato a portare avanti questo discorso? Perché qualche anno fa avete fatto convegni, avete fatto un sacco di cose per sensibilizzare l'opinione pubblica al problema. Tante aree e pochi occupati dentro l'Arsenale, una struttura preziosissima, perché è una tecnica che però adesso gli stessi ammiragli dicono rischiamo di perdere tutto quello che di buono c'è dentro, perché non ci sono più assunzioni. Ecco, però il sindacato non ha rinunciato un po' a premere sulla politica, perché poi chi decide lì non è il capo di Stato Maggiore, lì è la politica, è il governo, quindi ci vuole un progetto di insieme, non portare il progetto di spezzatino, a questo diamo il bacino, certo, a quest'altro diamo la tecnologia che può servire, però insomma un progetto complessivo non l'avete mai portato avanti come sindacato. Perché il progetto complessivo... Allora, soprattutto incalzare la politica, perché poi la politica più e più volte abbiamo sette parlamentari, ministro, due sottosegretari, che dobbiamo aspettare. Diciamo che ancora il nostro territorio esprime anche una politica a certi livelli, quindi, ma noi in realtà incalziamo, cioè sono tematiche che solleviamo spesso. Vi accontentate di 138 assunzioni che vi hanno promesso e che poi arriveranno in due anni? Infatti. Quello se le faranno, non possono essere la panacea di tutti i mali da quel punto di vista. Per i nostri politici sembrava altocassana, 138 assunzioni. Non sarà il nostro ruolo di che magari le 138 assunzioni ben vengano, ma c'è bisogno di fare, come diceva lei, un progetto di più ampio respiro. Naturalmente noi costruiamo la proposta, lo scoglio avviene quando poi bisogna mettere al tavolo chi si deve parlare, nel senso che poi bisogna promuovere questi momenti di confronto e soprattutto... confronto, di proposta, e poi soprattutto venire a questi tavoli con un'apertura da questo punto di vista, perché finché si arriva al tavolo e ognuno tiene le sue posizioni, però sì, ragioniamo di tutto, però le cose non si toccano, allora diventa un problema. Senta, Tivegna, mi sposto su un altro fronte. Allora, il sindacato da sempre viene percepito come un soggetto che quando la difesa dei posti di lavoro collide con la difesa dell'ambiente, in genere tende a preferire, no, a prediligere la difesa dei posti di lavoro. Ecco, è ancora così oggi, o l'ambientalismo, come dire, ha fatto irruzione anche nel sindacato, è entrato nella cultura del sindacato, o invece
Io, mi spieghi un po'. No, ma noi, tra l'altro, noi, insomma, la percezione non è che noi difendiamo i luoghi di lavoro. Dopodiché, naturalmente, la percezione non può essere che il lavoro deve andare a discapito dell'ambiente, anche se purtroppo questo è avvenuto. Vedi Ilva, vedi... Ma quando le scelte sono dolorose, però, la salvaguardia per noi è salvare i posti, naturalmente è mantenere i livelli occupazionali e salvaguardare i posti di lavoro. Ma questo però è un percorso che non è che sta cambiando, però anche noi abbiamo un approccio, noi perché parliamo molto di transizione ecologica anche dal punto di vista dell'ambientalizzazione della produzione, quindi seguiamo questi processi, proprio perché ci rendiamo conto che non si può alimentare il conflitto ambiente-lavoro, non è costruttivo a prescindere, perché comunque il sito produttivo è una risorsa, ma lo è anche l'ambiente. Ecco, lei parlava di transizione ecologica, allora, però il Consiglio Comunale di Spezia all'unanimità ha detto no alla centrale a turbogas, il Consiglio Comunale di Sardegna lo stesso, il Consiglio di Arcola, che ha una competenza diretta perché è un terzo del territorio, no? La centrale grave anche per un terzo nel territorio di Arcola, ha detto all'unanimità no, no? Pensando a soluzioni alternative, aziende, no, nelle energie rinnovabili che darebbero molta più occupazione di quanto non ne garantisca oggi la centrale. Voi non siete d'accordo su questa linea? Eppure tutta la città sembra d'accordo a dire no al turbogas, però il sindacato non lo dice. Sulla questione dell'Enel noi siamo... Io guarda, la posso dire, la vedo dal punto di vista del valore di quella zona, nel senso che quello che io immagino è che al momento in cui si ragioni veramente di una dismissione della centrale, comunque quella porzione di terreno, di territorio, rimanga una porzione a vocazione produttiva. Quindi che non si perda un insediamento da quel punto di vista, perché questo coinciderebbe, certo. Uno sarebbe un limite anche per aziende che possano in qualche maniera interessarsi ad allargarsi e svilupparsi, due sarebbe un prezzo da pagare a livello occupazionale. Poi sulla tematica turbogas, non turbogas, io credo che insomma le posizioni del sindacato sono quelle che l'ambiente deve essere una priorità, naturalmente però dobbiamo anche salvaguardare la parte occupazionale, quindi l'importante è che vengano proposti dei progetti che siano finalizzati a mantenere l'occupazione. Poi nel merito sono valutazioni che si fanno, stanno facendo, però per noi l'importante è salvaguardare i livelli occupazionali. Questa è una provincia che non può permettersi di perdere posti di lavoro. Sì, però quelli contrari che dicono no al turbogas dicono usciamo da energie fossili, dicono questo insomma, voi non siete d'accordo su questo, cioè dice sì, anche noi siamo d'accordo, però vogliamo mantenere per adesso insomma i livelli occupazionali, non, cioè quanto... manca proprio il coraggio di certe scelte forse nei sindacati, è quello che io noto, e lo capisco, sono comprensibili le prudenze, no, del sindacato che pensa soprattutto ai posti di lavoro, però qualche volta insomma il coraggio di certe decisioni e non sarebbe male, anche perché sarebbe in sintonia con tutto il ceto politico locale. Ripeto, i consigli comunali all'unità hanno detto no al gas e no al carbone. Sì, ma diciamo che noi siamo comunque, diciamo che il sindacato deve essere un indipendente dalla politica, quindi la sintonia ben venga, dopodiché credo che noi dobbiamo avere sempre un approccio analitico e propositivo e comunque razionale su certe tematiche. Non dobbiamo per forza secondo me andare a cercare consenso politico, perché quello, come dire, non è il nostro mestiere. Tivegna, siamo in fondo perché il tempo vola. Ecco, lei è un giovane sindacalista, noi siamo un po' più anziani, abbiamo vissuto un po' il sindacato nelle sue battaglie del secolo scorso, di questi degli ultimi anni. Ecco, cos'è che è cambiato nel sindacato? Ai nostri tempi, quando c'era una vertenza, in piazza scendevano 5.000 persone, cortei, molto partecipato. Oggi portare in piazza 300 persone diventa un problema. Che idea si è fatto? Perché la gente non scende più in piazza? La gente non scende più in piazza. Sì, allora, se facciamo un paragone con le lotte degli anni 70, di quando, come dire, anche il movimento operaio con tanti dipendenti, portò a casa tutto quello statuto dei lavoratori, tutto quello stato di diritto, naturalmente oggi siamo in tempi molto diversi. Lo siamo perché le forme di lavoro, come dicevamo prima, sono diverse, a volte sono precarie, sono più difficili da intercettare. Nel solito sito produttivo io posso avere più contratti, quindi posso avere anche situazioni di tutela diverse. È lì che nasce un po' la difficoltà a mobilitare i lavoratori, perché un lavoratore tutelato è naturale che abbia più facilità a mobilitarsi. Un lavoratore che magari è precario ha più, insomma, la deve prendere un pochino più con le pinze.
Tutto sommato devo anche dire che insomma, noi quando è stato il momento abbiamo comunque insomma, un po' di lavoratori, le manifestazioni ancora li portiamo, naturalmente non sono le folle oceaniche che c'erano una volta. C'è una difficoltà legata anche un po' al disinnamoramento nei confronti del sindacato, perché non è che ci possiamo negare che è tutto rose e fiori, perché comunque insomma anche noi viviamo. C'è stata tutta una fase, no, di narrazione dove ci hanno definito anche una casta, dove insomma ci hanno fatto passare per quelli che tutto sommato vivevano nel lusso mentre i lavoratori soffrivano. Questo purtroppo un po' ha attecchito, ma io credo che, almeno per quello che riguarda la CGIL, ma soprattutto anche la FIOM, noi queste cose le smentiamo clamorosamente nei fatti, perché poi comunque siamo nei luoghi di lavoro, ora stiamo facendo le assemblee per il contratto collettivo nazionale, quindi le fabbriche, noi ci siamo con i lavoratori e siamo lì, quindi insomma. Bene. Senti, l'ultima domanda le faccio. Il quadro complessivo è positivo per quanto riguarda appunto Fincantieri, Leonardo, l'industria nautica, eccetera. Però nel 2020, col Covid, 1200 aziende hanno chiuso attività e si presume che altre chiuderanno quest'anno. Ecco, sicuramente la pandemia non lascerà l'economia spezzina così come ce la ricordiamo. Ecco, lei come se la immagina? Come vede l'economia spezzina del dopo Covid? Allora, io dal punto di vista prettamente metalmeccanico e dell'industria non ci vedo un pre e un post così radicalmente diverso, sono onesto, proprio in virtù di quello che abbiamo detto in precedenza. Cioè, quindi credo che sia un tessuto industriale che il Covid l'ha affrontato e ne uscirà, credo, solido Sì, parliamo di come commercio, entrerà. ristoratori, Ecco, turismo, è quello il settore in crisi. lì è diverso. Io credo che sì, purtroppo quelli sono i settori che indubbiamente hanno subito maggiormente gli effetti della pandemia, soprattutto detto quelle che sono le restrizioni. E credo che quei settori lì ne usciranno cambiati, nel senso che un po' chi ha potuto con i ristori naturalmente è andato avanti. Tante attività non riapriranno, questo credo poi sarà un tema che dovremo affrontare, perché poi a questo conseguirà disoccupazione, quindi a quel punto dovremmo elaborare, noi saremo parte attiva nell'elaborare delle proposte proprio per fare in maniera di andare a ricostruire Certo. eventualmente quel tessuto che si potrà disgregare proprio in conseguenza della pandemia. A Grazie Tivegna, voi. la ringraziamo di questo affresco del mondo del lavoro con le sue eccellenze e le sue problematiche. Io Riccardo Sottanis diamo appuntamento a tutti coloro che ci hanno seguito la prossima settimana, prossimo tamburo battente. Grazie a tutti.